è aperta questa settimana ad Amburgo, di fronte al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, la discussione sulle richieste italiane in merito alla questione dei Marò, accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel 2012. L'Italia chiede al Tribunale che l'attore possa restare in Italia, dove si trova per motivi di salute, che Girone possa farvi rientro e che quindi venga sospesa la giurisdizione indiana a carico dei due Marò. Lei è d'accordo con il fatto che i due fucilieri debbano rimanere in patria in attesa della chiusura del processo o ritiene che debbano rimanere a disposizione del governo indiano? No, devono in Italia, perché lì non si capisce bene se sono stati loro a uccidere i due pescatori o devono tornare in Italia. In generale che chiunque accusato di crimini al di fuori del proprio paese debba rimpatriare in attesa del processo o che si possa applicare un'eccezione in questo caso in quanto si tratta di forze armate non di civili? Cioè salta tutti nella propria nazione, secondo me, perché è più giusto. Ognuno viene processato a casa sua, secondo le normative di legge. Però ad esempio il processo Knox si era svolto prevalentemente in Italia, quello per il caso della ragazza che aveva ammazzato a Perugia. Però ha fatto il crimine in Italia, cioè è diverso. Certo, e ritiene che il processo si sarebbe più svolto rapidamente se fosse stato in Italia? Sì. E sono 3 anni che sono in ballo. Perciò secondo me c'è qualcosa che non va nel paese indiano lì. E secondo lei come mai l'opinione pubblica si è così interessata a questo caso, con forti pareri sia a supporto che a condanna dei Marò? Perché vedono le cose non giuste, perché secondo me l'India sta tirando lungo le cose per ragioni anche di soldi. Beh no, io ritengo che devono rientrare in Italia ed essere giudicati in Italia, anche perché loro erano in territorio internazionale, non erano in territorio indiano. Quindi in generale crede che chiunque accusato di crimini al di fuori del proprio paese debba rimpatriare in attesa del processo o che si possa applicare un'eccezione in questo caso in quanto si tratta di forze armate non civili? In questo caso specifico devono rientrare. Poi riguardo la colpa, questo è da vedersi, perché si fa presto giudicare con quello che succedono in quei mari. Abbiamo visto anche in Somalia cosa succedeva, di conseguenza penso che sia da approfondire prima di lasciarci prendere in giro come stanno facendo tuttora in India. Ritiene che ad esempio il processo si sarebbe svolto più rapidamente se fosse stato in Italia? Sicuramente sì. Nonostante tutto poi la polemica al fatto che la giustizia italiana non è poi così? Ma in questo caso penso di sì, sicuramente. E secondo lei come mai l'opinione pubblica sia così interessata a questo caso con forti pareri sia a supporto che a condanna dei Marò? Ma purtroppo con tutto quello che succede tutti i giorni, con questi sbarchi, con questi stranieri, e penso che la situazione, il popolo è un po' scosso di tutto questo, insomma, ecco. Sta di fatto che adesso addirittura parlano di questi stranieri che vendono sulle spiagge, di certificarli e mi sembra una cosa giusta. Non sono razzista, ci tengo a precisare, però insomma è ora di fare le cose serie. Personalmente penso che quando sono venuti in Italia per passare il Natale non dovevano nemmeno più mandarli indietro. Quindi questa è un po' una buffonata che danno troppo corda all'India che vuol fare i cavoli suoi. E in generale crede che chiunque è accusato di crimini al di fuori del proprio paese debba rimpatriare in attesa di processo o che si possa applicare un'eccezione in questo caso in quanto si tratta di forze armate e non di civili? Per quel che dicono le televisioni, questi Marò hanno usato le armi in acque internazionali, quindi gli stati stranieri non hanno nessuna giurisdizione su una nave italiana in acque internazionali. E ritiene che in Italia il processo si sarebbe svolto più rapidamente? No, vediamo come vanno i processi in Italia, quindi in quello non ci speriamo. Quindi se fosse successo il contrario, ossia se dei militari stranieri avessero sparato a pescatori italiani, pensa che la vicenda sarebbe andata diversamente per i colpevoli? Penso di sì. Penso che l'Italia non avrebbe avuto difficoltà a rimandarli in patria sperando in un giusto processo a casa loro.
E come mai secondo lei l'opinione pubblica sia così interessata a questo caso, con forti pareri sia a supporto che a condanna dei Marò? Beh, questo dipende un po' dalla pubblicità che fanno del caso. Quindi per quello è come il calcio, più ne fanno pubblicità in televisione più la gente si affeziona o si disaffeziona.